Haiti dichiara guerra all'Inghilterra, fantastico. Ok, ho preso Quantity Full Annexion. Sei esagerato, però Amburgo. Molto esagerato, scusami, ma... Mi ha fatto sparire il... Ho combinato un po' di casini quando siamo entrati in guerra lì. Ok, adesso dobbiamo fare guerra agli ottomani. Io vorrei un'armata solo a sedi, però. Possiamo permettercela? No. Vorrei uccidere un po' di qualcuno. Un po' di qualcuno, potremmo uccidere questi, dai, uccidiamolo. Uccidiamolo. Cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Io voglio questo. Questo. Anche questo. Dacci, dacci. Ci servono punti militari adesso. Allora, borghesia o nobiltà? Beh, direi che è facile la scelta. Spiace borghesi che ve la prendete, però ok, dicevamo, la nostra armata d'assedio, riusciamo a farla. Artiglieri, andate. Abbiamo un claim sugli ottomani, sì. Forte contro mains, perché dovete... Vabbè, fate... Tu vieni a piedi, generale perduto. Abbiamo un generale d'assedio, bene, 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 tu sei assediator. Beh, sono in guerra, quindi non possono entrare in coalizione contro di noi. Andrei subito a far guerra. Prospering time. Vlore, vlore. È qui. In Albania, tasse. No. Ok, si va. Con calma arriveranno tutti gli... Che guerra sei te? Servi solo a questo. Bavaria. Cioè, Baviera, Austria, Reconquest of Linz. Ah, certo. Con tutta la fatica che ci ho impiegato. Vabbè, dai, dovrebbe essere finita la nostra guerra. Cilli, far guerre inutili così. Mesi e poi non entrano più, giuro che se non entrano. Maledetti, bird, 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 bird.
Carico. Tutto per colpa dei teutonici maledetti, maledetti teutonici. E là adesso entrano. Direi conquest per forza. Direi che i numeri sono dalla nostra parte. Cari ottomani, guardate, piallati senza... Kef? Cos'è sta roba? Perché abbiamo un claim? Claim, chi se ne frega? Ok, non dovrebbe costarci granché sta guerra. Dovrebbe essere abbastanza rapida. Invece se ci ricordiamo, però adesso i punti militari mi servono. Quindi non farò artillery barrage. Solo reggere l'urto iniziale, il tempo di far arrivare tutti i nostri alleati, vassalli, soggetti e compagnie. Tanto i mamelucchi saranno impegnati e gli ottomani saranno impegnati di là. 65.000 uomini contro 200 e 1.000, soprattutto l'artiglieria è 10 volte la loro, non so. Un problema. Questa è la quarta guerra che facciamo agli ottomani. Amburgo a chi? Tanto non ce lo dai, quindi vabbè. Dicevamo, la prossima guerra dobbiamo farla a Makuria, che però caspio, sta facendo di tutto per evitarcela sta guerra. In zona.
io però la smetto di... Oh, eccola qua, Evangelical Union. Guardate se mi sono dovuto impegnare per riuscire a farla spawnare, ovvero ho dovuto assegnare a un elettore protestante l'elettorato, perché sennò non compariva. Adesso sono proprio curioso di vedere chi va di là. Shirvan è già fuori dai giochi, perché Shirvan era in guerra con la Persia. Nella guerra persiana. Dove sono gli ottomani? Dove siete ottomani? Smettiamo di convertire perché abbiamo un sacco di prestigio in questo momento. E sinceramente preferirei prima spawnasse un erede. Così che io posso ucciderlo. Se è una schifezza. Ecco gli ottomani che arrivano. Sembra proprio che Amburgo diventi una nuova superpotenza qua. Also, facciamo così. Altro oro, nostra armata assedianti, però deve avere al massimo 15, così va bene. Vai assediare qua, tu vai qua davanti. Avevamo già un CB con la Macuria, fantastico. I teutonici in realtà non mi servono a granché. Ho palatinati. Un nuovo erede, un gran bel erede, 436, fa 13, ottimo. Quindi non
Gli inglesi hanno perso anche questa guerra. Perso tutto gli inglesi. Oh no, ci ammazzano i fanti. Pam, adesso voi vorreste attaccarci qui, voi, davvero? Sul serio? No, perché dovete fare il giro? Ok, qui siamo in montagna, però non riusciamo a levarci in tempo, va bene. Arrivo perdessero gli altri truppe invece che noi, però. A quanto pare la nostra disciplina e il nostro morale fanno la differenza, eh? Abbiamo un advisor disciplinoso, sì. Non male, non male. Qua stiamo attaccando in montagna, qui stiamo difendendo in pianura. Non male, perché dovremmo riuscire a perderle entrambe, però qua persa. Persa, ma se guardate gli uomini persi, insomma, non è sta gran vittoria da parte loro. Venezia ci offre truppe gratis. Tu non ci servi, quindi dacci punti amministrativi. L'Austria è tornata enorme. L'Austria è tornata enorme. Vabbè, la prossima gara la facciamo qua, quindi iniziamo a prepararci. Gli ottomani mi sembrano andati. Andati. Praticamente noi si dichiarano e... il resto lo fanno loro. Boom. Peccato, Baviera. Abbiamo aiutato fin quando possibile, ma ormai. Wow. Norvegia è tornata papabile di Personal Union. Mi interessa la Norvegia perché colonizza, non per altro. Succession war between France and Sweden. Sweden?
credo. No, abbiamo perso un assedio. Non è possibile. E in più abbiamo anche. No, i russi hanno già un russo. Levati di qua. Abbiamo perso una generazione di uomini rispetto a quello che serviva, ma va bene, fa niente. Ma è una guerra agli ottomani, non una passeggiata di piacere. Siamo al 97%, potremmo anche ipotizzare una pace in cui voglio prendermi tutte le loro i loro forti possibili e inimmaginabili. Così, rompiamogli le scatole così, sì. No. Da così mi odia il mondo, però. Ah, in più andiamo anche qua, sì. E già, e tu non accetti, figuriamoci. Facciamo perdere un po' di truppe. Ottomani adesso accettate, oh, guarda. Ok. Però aspetta però, perché? A chi posso darlo? Posso far arrivare qua Algeri. Oppure la Castiglia, il Palatinato, ma non può curarlo, il Palatinato non arriva al mare. E anche Treveri arriva al mare per adesso. No, neanche la Stiria arriva al mare. E Algeri si prende tutto il Marocco, tutto Tunisi e poi scende e si prende tutto qua. Quindi qua cosa facciamo? Senti, abbiamo talmente tanti punti amministrativi che possiamo anche curare tutto di nostro. No, perché è 137, quindi un po' dobbiamo darlo a qualcuno. Allora, diamo questo all'Aragona. Pensando a un nuovo vassallo qua, eh. Però forse ne abbiamo tantini. Vabbè, iniziamo a papparci tutto. Ok, abbiamo un'esagerazione di overextension, però andiamo. Abbiamo Bengasi, Darna, Baridia, Arrana, ad Aragona, adesso l'overextension è essere scesa un po', no. Poi possiamo dare eh sì, devo fare arrivare l'ICA al mare, cioè la Stiria al mare. Mare. Voi non siete tanto, vero?
far core tutto noi, tanto che comunque. Arrest negativo, anzi possiamo fare anche così. Domani entrano col mondo, sì, si entra. Sì, va bene. Contenti voi? Ok, avete troppa influenza voi quando scade. 10 influenza, va bene. Allora, voi 1600, no, 1596, quindi tra 6 anni non c'è alcun problema. Voi invece 1601, quindi tra 11 anni, troppo. Quindi ritiriamo via questa. Questa, ok. E per adesso sarete un po' sleali, però vediamo se riesco a fare qualcosa. No, ciapa. Ehi là. Non ci serve. Tasse. Tasse. Tasse da pagare. Ok. Giusto, tu puoi andare a quel paese. Ok, adesso le nostre relazioni sono 9 su 7, non così male. Miglioriamole con Palatinato e Russia, soprattutto Russia. Questo casino. Manca qualcuno o sbaglio? Ah, un momento, chi vota chi adesso? Ok, noi, bene. Diamo un CB. Dai, dateci un CB. CB, CB, CB. Allora, assediator, sei qua. Abbiamo un force limit, un ballo, un'altra ventina. Ventina non è tanto, però. Vabbè, serve più grande. Trade efficiency, wow. Quest'oro. Ma speso. Così. Chiedo perché rende così poco, perché, perché, perché. Vabbè, basta, ci siamo stufati, facciamo.
Ireland e Flanders. Adam. Ok, Eastern Ireland cosa sarebbe? Beh, non è male. Come si è messi estati 21-29. Quindi non posso spostare la capitale dentro e fuori dall'impero. Desertate. Ehi, ribelli. Amburgo. Cos'è questo? Gratuiti. Vediamo quanto scende da 25 a 31. Wow, 6 ducati secchi. Cosa succede se muore il re austriaco? Niente, sale un Serra che credo sia sto Gaia Serra.